l'argumentum acrostico del Miles Gloriosus. Infatti vedete le prime lettere, Miles Gloriosus. Scritto in scenari giambici, descrive la trama in una maniera poco comprensibile, come abbiamo detto prima che fanno gli argomenti acrostici. Ecco quello che dice: il soldato porta via la meretrice da Atene ad Efeso, mentre il servo vuole annunciare ciò al padrone, che l'amava, in missione all'estero, ma lui stesso fu catturato in mare e venne dato in dono a quello stesso soldato. Fa venire il suo padrone da Atene e buca di nascosto la parte comune nelle due case gemelle, per dar modo ai due amanti di incontrarsi. Un guardiano li vede dall'alto di un tetto mentre sono strettamente abbracciati, ma viene preso in giro con comiche burle, come se si trattasse di un'altra. Così Palestrione sprona il soldato a lasciare andare via la concubina, dato che la moglie del vecchio vicino desidera sposarlo. La prega di andarsene spontaneamente, le dona molte cose. Egli stesso, sorpreso nella casa del vecchio, paga il fio come adulterio, cioè paga la pena dell'adulterio perché gli adulteri erano presi a bastonate. Il Miles Gloriosus, anche il secondo argumentum, sempre in scenari giambici, ma senza la struttura acrostica, che ripete il contenuto del primo però arricchito di qualche particolare. Però questo non lo vediamo perché a mio avviso era più interessante vedere quello acrostico. Parliamo ora delle caratteristiche della comicità di Plauto. La sua comicità si basa su due elementi: l'intreccio che dà la comicità di situazione, che è alimentata anche dal fatto che il pubblico è a conoscenza della realtà dei fatti, mentre almeno uno dei personaggi ne è all'oscuro, oppure ci sono due personaggi che entrambi non conoscono la situazione e dai loro dialoghi si generano molti equivoci che sono molto spassosi. E la lingua, che dà la comicità di parola. Andiamo a vederla più nel dettaglio. Innanzitutto, la lingua di Plauto è una lingua principalmente quotidiana e comica. Quotidiana perché utilizza appunto il linguaggio e le espressioni della lingua di tutti i giorni, cosa che non c'è nella maggior parte degli autori latini. Però non dobbiamo pensare che quella di Plauto sia effettivamente tale e quale la lingua quotidiana dei romani dell'epoca, perché questo non avrebbe portato alla comicità. In realtà Plauto prende le espressioni quotidiane ma le distorce, le amplifica, e proprio questo suscita il riso negli spettatori. E dunque quella di Plauto è una lingua comica, anche se recupera elementi della lingua quotidiana. La comicità di parola è ottenuta da Plauto operando sui significati delle parole, sul doppio significato e sul suono delle parole o delle sequenze verbali. Una delle forme principali della comicità basata sul significato sono i neologismi. I neologismi sono parole nuove che sono inventate, introdotte dall'autore, che provocano una sorpresa nel pubblico, che invece si aspetta un termine o un'espressione convenzionale. La comicità è accentuata anche dal fatto che il neologismo si presenta a volte come un'imitazione di forme usuali, che vengono messe in caricatura. Osserviamo l'esempio tratto dalla commedia Trinummus, Le tre monete. Prima non abbiamo visto la trama, ma non è importante. C'è un personaggio, un vecchio di nome Carmide, che all'inizio della commedia parte. Alla fine ritorna e incontra un truffatore che, per farla breve, era stato assoldato da un amico per far finta di portare la dote, proprio da parte di Carmide, per sua figlia che si doveva sposare, perché il figlio aveva finito tutti i soldi. In pratica si trattava di un raggiro a fin di bene. Non so quanto abbiate capito, ma l'importante è vedere questa occasione di neologismo. Praticamente Carmide incontra il truffatore, il quale non sa di parlare con il vero Carmide, e anche quando lui rivela la propria identità, il truffatore non gli crede, ritenendolo a sua volta un truffatore che gli vuole rubare i soldi. Perciò si rivolge con sarcasmo a Carmide, coniando il neologismo Carmidatus esse, cioè divenire Carmide, e il suo composto Re Carmido, cioè scarmidare. In pratica gli dice: come ti sei incarmidato, adesso scarmidati. Quindi capite le risate che questa frase poteva provocare. Un'altra forma di comicità basata sul significato delle parole è l'omonimia. L'omonimia è un fenomeno di ambiguità per il quale lo stesso termine ha più significati. Giocare sull'ambiguo significato dei termini richiede però un pubblico in grado di cogliere il gioco di parole che si sta proponendo. Uno dei casi in cui Plauto ricorre ad un gioco di parole si trova in una scena dei Menecmi, dove lo schiavo di Menecmo II cerca di convincere il padrone a far ritorno in patria,
perché i soldi del viaggio stanno finendo. Tra le argomentazioni usate dallo schiavo compare anche la brutta fama che ha la città di Epidamno, famosa per i luoghi di perdizione e le occasioni di sperpero che offre. E allora gli dice: perciò fu imposta a questa città il nome di Epidamno, perché non si riesce quasi mai a sostarvi senza danno. Cioè, c'è un gioco di parole fra il nome della città, Epidamnus, e il damnum, il danno che sicuramente questa città avrebbe arrecato al suo padrone. Poi abbiamo i cosiddetti nomi parlanti, e questo l'abbiamo visto anche prima con i personaggi del Miles Gloriosus, cioè Plaut assegna ai suoi personaggi nomi che rivelano subito le caratteristiche che il personaggio stesso mostrerà sulla scena. Possiamo fare anche un altro esempio, quello di Argirippo, personaggio della Sinaria, che è un giovane che sperpera i suoi soldi. Argirippo è formato dalle parole greche argyros, che vuol dire argento, denaro, e hippos, che vuol dire cavallo. Infatti i cavalli erano tra le passioni più comuni e dispendiose dei giovani romani. Anzi, viene qui da dire che in realtà dall'antichità ad oggi non è cambiato nulla. I vizi dell'umanità sono sempre gli stessi in fondo, il gioco, le donne, eccetera. Passiamo adesso a quello che invece è la comicità basata sul suono delle parole, sugli effetti fonici quindi, che sono l'allitterazione, l'omoteleuto, il poliptoto e la sindeto. Ripassiamole. Allora, le prime due le abbiamo viste anche nella prima lezione. L'allitterazione consiste nell'accostamento di due parole che presentano le stesse consonanti e che producono quindi lo stesso suono. L'omoteleuto, stesso effetto, ma prevede l'accostamento di parole che hanno la stessa sillaba finale. Il poliptoto è invece quella figura retorica che prevede che uno stesso vocabolo venga ripetuto a breve distanza in più casi grammaticali. Invece la sindeto è la mancanza di congiunzioni coordinative nell'unione di parole o frasi. Abbiamo qua l'esempio dei Menecmi, la scena in cui Menecmo I esce di casa e si rivolge verso di essa continuando a parlare in modo scortese alla moglie petulante e dice: ti rimando a casa da tuo padre, resterai senza marito, ogni volta che esco mi trattieni, mi richiami, mi domandi dove vado, a che fare, cosa cerco, eccetera eccetera. E vedete come suona il latino, con le allitterazioni faxis, faxo, foris, foras con poliptoto, vidua visas, retines, revocas, rogites, con omoteleuto, e poi ancora tutta la serie di omoteleuti, quo ego eam, quam re magam, eccetera, eccetera. Questi effetti sonori producono una comicità semplice, sicuramente molto gradita al pubblico romano.